Game Fair 2015, al nostro speciale cinofilia per gli amici cacciatori di allforhunters.com. Siamo qui con Angelo Zoccali, un esponente del Retriever Club italiano, che ci presenta appunto quelle che sono le peculiarità di questi cani da caccia, perché a questo sono adibiti. Grandi cacciatori, soprattutto recuperatori. Io, diciamo, da oltre 20-25 anni lavoro con questo tipo di cani, quindi retriever nelle varie razze, in particolare allevo Labrador e conduco da tanti anni Labrador nelle prove di lavoro, nonché mi dedico comunque a recuperare la selvaggina nelle grandi battute all'inglese o in alcuni tipi di caccia dove serve un cane da riporto particolarmente specializzato, diciamo. E credo che, ecco, non molti conoscano veramente la funzionalità di un cane dedicato al riporto, soprattutto su alcuni tipi di caccia, pensiamo agli acquatici, pensiamo a quella da posto fisso, eccetera. E i retriever sono molto diffusi in Italia per altre cose, sono dei cani ormai tra i più comuni come cani da compagnia, come cani anche per nuovi lavori, diciamo, dalla pet therapy al soccorso, alla protezione civile, li abbiamo visti a Torre Gemelle, eccetera. Sono così proprio perché sono stati selezionati per la caccia, quindi nell'atto venatorio si vede ancora la tipicità della razza. Tra l'altro, la selezione è stata impostata molto su altri canoni, quindi canone della bellezza, della moda, dell'affetto, per cui io voglio far accoppiare il mio cane, perché appunto con la diffusione e la moda si crea questo tipo di problema che spesso va a discapito della qualità dei cani. Alcune ci sono ancora delle linee selezionate sulle prove di caccia e vi assicuro che sono dei cani che chi ne ha uno poi non ne può più fare a meno, perché sono cani dediti al cacciatore, dediti al conduttore, sono in grado di svolgere lavori molto complessi anche oltre il riporto, quindi anche la cerca. A volte c'è un club di Pointing Labrador in America, perché sono talmente addestrabili che imparano a fermare. Soprattutto sono dei cani per qualcuno che vuole avere un rapporto forte, quindi non è il cane come purtroppo alcuni cacciatori fanno, che tu lo prendi e lo porti a caccia. È un cane che dove devi creare un rapporto, gli devi insegnare delle cose, e allora diventa una macchina da guerra, perché la tua mano che va è un naso eccezionale e c'è un collegamento, un contatto, diventa un piacere anche andare a caccia, forse in un modo anche più rispettoso, perché appunto c'è un controllo del cane che non sempre abbiamo con cani di altro tipo. E tra l'altro si sposa bene anche come ausiliare e complementare con un cane da cerca o con un cane da ferma, perché un cane che volentieri sta al piede rispetta il lavoro del cane da cerca o del cane da ferma, interviene nei momenti dove mi serve un cane che posso guidare, posso pilotare in una zona difficile o fare dei recuperi difficili. Quindi anche l'etica della caccia ci insegna che dobbiamo sempre riuscire a recuperare quello che spariamo. Verissimo. E penso che questo è il futuro, se dobbiamo guardarcene, insomma, dal non curare questi aspetti. E poi, ecco, qualche cenno sulle fasi salienti e principali dell'addestramento? Ma diciamo che è un addestramento dove si comincia presto, si comincia con il gioco, si comincia con l'obbedienza, con il rapporto, quindi col fare passeggiate, socializzare il cane in contesti naturali, poi nell'ambiente dove dovrà lavorare, quindi anche ovviamente l'acqua, ovviamente le zone di caccia, eccetera. Poi il vero e proprio lavoro si fa spesso usando questi oggetti, ecco, vi faccio vedere, che si chiamano, in inglese si chiamano dummy, che sono, simulano quello che poi sarà il selvatico, quindi senza bisogno di mettere il cane troppo presto sulla selvaggina, si riesce benissimo a lavorare. Come vedete, loro amano, è un gioco, però è un po' più di un gioco, per cui poi diventa anche un rispetto di un oggetto che è mio, che deve tornare a me e che io posso mettere giù, posso fartelo cercare, posso lanciartelo, a patto che tu ti comporti come dico io, per cui evitare di lanciare tante cose, lavorare inizialmente con degli oggetti, poi introdurre la selvaggina magari anche solo come
nell'ambiente e continuare a lavorare con l'oggetto e quindi avere controllo anche in presenza di selvaggina. E poi alla fine cominciamo a mischiare oggetti, selvaggina, e poi ovviamente la selvaggina diventa la regina per il cane, diventa il suo scopo di vita. Quindi questo, diciamo, il lavoro si svolge così. Grazie.